Vi porto via 5 minuti davvero, perché intanto volevo ringraziare l'Arma dei Carabinieri e voglio sottolineare che la scelta logistica che è stata fatta non è una scelta solo di cortesia, abbiamo condiviso insieme l'inizio di un percorso operativo, cioè oggi per noi è un seminario di lavoro e di approfondimento, non è una... È stata un'occasione per presentare un lavoro molto complesso e complicato, di cui ringrazio tutti gli operatori di Ispra che hanno raccolto tutti i dati, ringrazio tutti gli operatori delle agenzie che sono assolutamente fondamentali. Poi dirò qualcosa anche dal mio punto di vista sulla difficoltà, ma anche la grande sfida che abbiamo davanti nella costruzione del nostro sistema. Però dicevo, per noi abbiamo insistito moltissimo per presentare questo rapporto in una sede dell'Arma, perché riteniamo che il tipo di lavoro che dovremo fare insieme e tutti gli elementi che sono stati elencati di contenuto del rapporto ci vedono fortemente impegnati. E quindi, ripeto, oggi è l'inizio di una giornata di lavoro, di un periodo di lavoro che dovrà essere sempre di più produttivo. Allora, veramente un paio di considerazioni di carattere generale, ma che io ritengo importanti. Proprio partendo dal fatto che è una giornata di lavoro, non sfugge che, avendo sentito questa mini tavola rotonda, su cui si poteva andare avanti all'infinito perché le suggestioni che sono emerse sono state tantissime, ci sono modi di vedere il tema dei controlli, ovviamente dal punto di vista, a seconda di chi rappresenta le varie compagini, abbastanza differenti e con un'impostazione anche differente. Che però sono tutte impostazioni che alla fine convergono nel fatto, no? Cioè nel momento in cui succede un qualche cosa, per cui viene sequestrato un impianto, ecco, in quell'atto e subito dopo tutte queste componenti manifestano, come posso dire, la loro visione culturale riguardo a quella a che come loro intendono questo ragionamento più generale sui controlli. Vi faccio un esempio molto pratico che stiamo vivendo in questi giorni sulla vicenda di Trisaia, che è un po' che è veramente emblematica, perché lì è una vicenda dove esiste un inquinamento in atto, che è un inquinamento da sostanze chimiche tradizionali, che se viene fatto il sequestro e viene portato avanti così com'è, rischia di creare un problema dal punto di vista della contaminazione nucleare, perché la falda il serbatoio non svuota pompando una falda molto alta, la falda rischia di entrare in collegamento con il materiale radioattivo, per cui una situazione che in realtà dovrebbe impedire un inquinamento di carattere chimico tradizionale rischia di provocare, se rimane un sequestro tout court, rischia di provocare un inquinamento di carattere radioattivo. Questa è una problematica assolutamente complessa che, se non viene affrontata in un'ottica integrata di che cosa vuol dire fare il sequestro, di che cosa comporta, di che cosa non comporta, di che cosa è successo, cosa sta succedendo, rischia veramente di creare un problema su un altro problema. Questo per dire che cosa? Per dire che questi mondi che oggi anche qui si sono confrontati, io credo davvero che abbiano la necessità di continuare questo confronto. Cioè, noi come sistema, che io credo viene riconosciuto da tutti, ma io lo condivido anche rispetto alla mia esperienza pregressa, siamo in grado di fornire il supporto tecnico adeguato su cui il decisore politico, ma su cui anche colui che indaga o colui che giudica può prendere un provvedimento. Noi abbiamo una grande sfida davanti, non facile, che è quella di rendere, come posso dire, forse omogenei, uguali, il più possibile uguali le modalità con cui diciamo interpretiamo le norme tecniche, con cui addiveniamo a dare dei giudizi da un punto di vista tecnico. È una sfida che davanti abbiamo e che possiamo giocare. Non è semplice, ma possiamo giocare. È chiaro che se però, una volta vinta questa sfida, le diverse interpretazioni con cui i vari soggetti con cui noi abbiamo a che fare, che vanno dall'autorità giudiziaria in primis,
che vanno dall'arma dei carabinieri o di chi fa comunque quell'attività di controllo più ex post che ex ante, al sistema delle imprese con cui dobbiamo dialogare, abbiamo sentito le problematiche, dal dirigente del Ministero che comunque deve lavorare per darci delle norme il più possibile adeguate, alle associazioni che rappresentano i cittadini, che in un qualche modo, cioè tutte queste componenti bisogna che trovino un minimo comune denominatore su cui ragionare, e prima ci si è sforzati di farlo, cioè io almeno la intendo così, e guardate, anche dell'esperienza che ho fatto come legislatore non credo di sbagliarmi molto, ma uno dei motivi per cui alla fine la legge 132 è riuscita ad essere approvata e di fatto direi all'unanimità, quindi con tutte le componenti politiche d'accordo, è perché nella logica che si è portata avanti è stata quella di dire che il sistema dei controlli non è solo un sistema giusto, cioè omogenei, una cosa giusta da un punto di vista della tutela ambientale o del garantire alcuni aspetti costituzionali, anche qui fondamentali, come il fatto che ogni cittadino ha il diritto di essere trattato uguale a un altro in qualsiasi pezzo del territorio si deve trovare. Quindi è chiaro che se controllo meglio in un posto e controllo peggio in un altro, creo anche, come posso dire, c'è anche una problematica di giustizia sociale, oltre che un problema di carattere ambientale. Ma c'è un problema, ma il tema, non dico vero, ma uno dei temi fondamentali è anche quello del fatto che i controlli sono un pezzo importante del sistema di sviluppo di questo paese, perché o la si vede in quella logica lì, cioè sul fatto che il controllo, come un po' diceva Stefano prima all'inizio, no? Cioè è un elemento che di fatto garantisce alle politiche innovative, alle imprese innovative, di poter, come posso dire, competere sul segmento alto, che è quello dell'alta tecnologia, di quello delle nuove sfide, no? Rispetto a quello che è il core business dell'economia del futuro, in cui l'ambiente è un pezzo fondamentale, e quindi il controllo è un elemento che concorre a difendere, tra virgolette, questo sistema di imprese innovativo che rispetta le regole. E se lo si vede così, allora si capisce anche che quel tavolino che qui più o meno è stato enunciato su tre gambe, che può essere la semplificazione normativa, l'impresa di qualità, l'altro pezzo è un sistema di controllo pubblico che funziona. Allora, se tutto ciò funziona, forse il nostro paese, da un punto di vista anche competitivo, può avere una chance per stare diciamo sul mercato, dopodiché per stare diciamo in un'ottica di sviluppo futuro. Dopodiché, ripeto, questa è l'enunciazione quadro, l'enunciazione di principio su cui tutti siamo d'accordo, però anche oggi quando si parla vedete che l'interpretazione che viene data dai vari soggetti non è la medesima, per cui c'è necessità che ci si confronti, c'è necessità che noi abbiamo dei tavoli di confronto continui. Adesso noi come sistema, noi lo stiamo facendo come ISPRA, ma lo sicuramente allargheremo alle agenzie nel momento in cui il prodotto sarà un pochino più maturo. Stiamo facendo tutta una serie di incontri a livello preventivo con il sistema delle imprese, dico da Plastic Europe, da Federchimica, dall'Unione Petrolifera, proprio per cercare di instaurare quel tipo di, come posso dire, di confronto che consenta a noi di spiegare al sistema delle imprese come intendiamo operare e avere da un sistema delle imprese un feedback sull'innovazione tecnologica, di cui noi abbiamo molto bisogno, perché non so se lo diceva Lopresti prima, il confronto noi col sistema delle imprese serve per acquisire sempre di più il know-how, perché l'impresa deve, per stare sul mercato, innovarsi da un punto di vista tecnologico, e se io devo controllare ho bisogno di sapere qual è lo sforzo, no? Qual è il livello tecnologico che devo andare a controllare, non è che lo posso controllare con la testa di 15 anni fa, per cui questo lavoro preventivo io credo sia fondamentale da fare, che poi dopo noi come coordinamento del sistema abbiamo necessità e obbligo di condividere con i colleghi delle agenzie ambientali regionali. Guardate che questa roba che io ho detto in due minuti, da fare forse ci vorrà qualche anno per portare a regime questa situazione.
Tante cose qui sono state dette, sono assolutamente, come posso dire, sono assolutamente vere, importanti, quella della vetustà impiantistica. Quello che è stato detto, che credo Lopresti, quando facevi il ragionamento sui grandi impianti e le grandi aziende, volesse dire una cosa diversa da quella forse che è stata detta successivamente, cioè non è che le imprese grandi non si devono toccare, il problema è che le imprese complesse sono potenzialmente, ambientalmente, possono costituire un grande pericolo, ma c'è un sistema di controlli, come viene fuori dai report, che ti dice, sì, che c'è quella vetustà che diceva prima Mario, ma che ti dice comunque che il sistema è sotto controllo, no? Perché quando vai a vedere le AIA, quando vedi gli impianti più importanti, sono sotto controllo, sono anche gestite professionalmente, molto probabilmente, da persone che hanno un know-how, che hanno una qualifica. Il tema che abbiamo visto invece è purtroppo proliferare, sia come ARPA, ISPRA e come anche commissione, era quella che faceva prima vedere Battarino sulla questione, per esempio, degli incendi, degli impianti di selezione che sono in autorizzazione semplificata. Che quelli sono impianti che potenzialmente, noi ci facciamo tutti i nostri castelli giustamente del potenziale pericolo. Nel potenziale pericolo non mettiamo chi gestisce quell'impianto, se ha quattro avvisi di garanzia, se è già stato arrestato, se è un ex tossico, come purtroppo è venuto fuori da quando siamo andati a vedere da chi gestiva questi impianti, che in realtà potenzialmente non sono pericolosi, ma lo diventano se prendono fuoco, se non hanno l'impianto antincendio, come abbiamo visto in tanti casi. E quindi è chiaro che a noi che dobbiamo fare i controlli ci si pone il tema, intanto sono diverse migliaia questi impianti nel paese, quindi pensare che la logica debba essere quella del controllarli tutti, cioè voglio dire, ci vorrebbe un esercito solo per fare questo. Probabilmente bisogna approcciare al sistema anche dei controlli in maniera diversa rispetto a quella del controllo a tappeto, forse incrociando per esempio le banche dati, e qui il rapporto secondo me tra noi e l'arma dei carabinieri o comunque sia delle altre strutture di polizia giudiziaria è fondamentale. Che magari l'arma dei carabinieri sa bene chi gestisce quell'impianto perché ha la sua storia, io non ho accesso alla stessa banca dati, ho magari altri dati perché so qual è la quantità di materia che viene trattata, incrociando il dato forse mi può venire in mente, no, che forse quei 100 impianti sono da andare a controllare perché sono più a rischio rispetto a. Ecco, però su questo c'è bisogno di cambiare e di dialogare e cambiare notevolmente l'impostazione con cui noi ci approcciamo ai controlli. Dico noi, intendo noi, l'Arma dei Carabinieri, piuttosto che la Finanza, piuttosto che la Capitaneria di Porto. Quindi dal basso, se siamo convinti che questo può funzionare, possiamo davvero fare un grandissimo lavoro, insieme alle associazioni, che anche quelle danno dei segnali assolutamente importanti, però forse l'impostazione deve essere nuova, diversa rispetto a quella che invece in maniera standard continuiamo assolutamente a portare avanti. Dopodiché c'è un tema di formazione che è stato sollevato, c'è un tema di confronto, sono tutti temi assolutamente veri, importanti e fondamentali. Non ultimo, non vi sfugge il rapporto con l'autorità giudiziaria. E anche la necessità, se poi si crede davvero che questo tema dei controlli sia un tema fondamentale, non con l'accezione punitiva, ma su quello che ci stiamo raccontando, bisogna anche mettere nelle condizioni poi gli operatori di poter svolgere il proprio mestiere. Perché non vi sfugge, ne parlavo prima con Luca, che se io l'ispettore, adesso noi facciamo una battaglia in Parlamento per far avere 90.000 euro, cos'erano, per coprire le assicurazioni degli operatori che facevano i controlli in Ilva, perché non vi sfugge che un operatore che prende 1.200 euro al mese ad andare a fare un contraddittorio con una grande azienda o infilarsi in una discussione che poi ti vede ad andare in tribunale, ad essere chiamato, cioè non è come un altro collega che magari fa un lavoro di ricerca anche importante, di raccolta dati oppure sta in laboratorio. Non voglio sminuire il lavoro di quest'ultimo, ma non sfugge che io devo avere lo strumento, no, per poter in un qualche modo, come posso dire, orientare anche il lavoro che facciamo come sistema a
a rinforzare quell'aspetto piuttosto che un altro, sennò diventano tutte, guardate, continuano ad essere delle grandi dichiarazioni di principio che uno se la racconta, ma che poi non succede niente. Allora c'è una, per esempio, una mentre oggi presentavamo AIA e Seveso, mentre sulla Seveso nella legge è previsto che ci sia una specie di piccolo chip per l'ispettore, nell'AIA no. Cioè, si fa fatica anche a spiegare, perché poi non è che la complessità degli impianti sia molto, no? Sia molto differente. Per cui è chiaro che c'è da lavorare anche in questo senso. Così come io dico sempre, e concludo, credo che in questo ragionamento non solo sia importante il lavoro delle associazioni ambientaliste, non solo sia importante il lavoro delle agenzie, quello di ISPRA, ma continuo a dirlo da sempre, è fondamentale il rapporto col sistema economico, perché io credo che sia anche una garanzia del sistema economico, se sono vere le cose che ci siamo dette, avere un sistema efficiente, efficace, che dia delle certezze. Vi faccio un esempio piccolo che non riguarda Confindustria, riguarda altre associazioni. Noi nelle linee guida che abbiamo fatto come ISPRA abbiamo indicato al Ministero per gli impianti di trattamento dei rifiuti e delle discariche di introdurre la possibilità che quelle fideiussioni siano fideiussioni davvero escutibili, perché ci siamo accorti che quando l'impianto chiude o chi gestisce la discarica se ne va, quella roba lì, la fideiussione che emette è per 2/3 farlocca, non esiste. E quindi dopo il danno la beffa, perché chiude l'azienda, mette a casa la gente, c'è un danno ambientale che rimane nel tempo, di cui il pubblico poi si deve gravare per poter bonificare, eccetera, eccetera. Allora, l'unica garanzia è che se tu abbia accantonato dei soldi veri, che se c'è un problema tu li possa prendere. Allora, se questo poi viene visto invece da alcune associazioni imprenditoriali come una vessazione all'economia, allora delle due l'una, cioè bisogna che ci mettiamo d'accordo, perché questo io ritengo che sia un minimo sindacale per poter davvero fare una selezione in alto delle imprese qualificate, no, da un lato, e dall'altro dare la garanzia ai cittadini che si possono, come posso dire, realizzare anche attività con un certo impatto, perché c'è comunque una garanzia che se qualche problema c'è ci si può intervenire. Ecco, insomma, scusate, sono andato un po' in qua e in là, ma questo per dire che i problemi che abbiamo davanti sono molti. Noi con le agenzie credo stiamo facendo un buon lavoro. Io ringrazio l'Arma dei Carabinieri di nuovo per l'attività che faremo insieme, che abbiamo iniziato a fare nel cominciare a selezionare gli argomenti, che sono tantissimi e che vanno dal futuro decreto sulle specie aliene che ci vedranno, su cui sarà coinvolto anche il sistema delle agenzie, su cui dobbiamo col sistema agenzie ragionare su come la verifica del danno ambientale. Sono tutte sfide che abbiamo davanti, che io credo potremmo sicuramente vincere se davvero riusciremo sempre di più tutti a parlare lo stesso linguaggio. E quindi, ripeto, ringrazio, perché io credo che anche oggi sia un piccolissimo tassello di quell'attività di confronto continuo che sia necessario per cercare di migliorare il nostro lavoro insieme, non solo per il bene del nostro paese, ma in senso generale, ma anche, insomma, per essere sempre di più efficaci ed efficienti nella nostra attività, diciamo, di servizio pubblico, almeno adesso parlo per il sistema delle agenzie che dobbiamo svolgere quotidianamente. Quindi grazie di nuovo e grazie a tutti i colleghi.